qualities of the grounds and paths, may I quickly attain the state of Vajradhara. Sashi Bhaki Choshe Me To Tram Rira Le Lama Thamba Kyo Nam Ki Chukku Kala Kente Chusente Jitarsambe Dulce Zemala Sa Chukki Charva Atusu Idam Guru Ratna Mandala Kamniyatayami Sanje Chutamtsuge Chancho Pato Dani Kepsuche Dagi Chunyin Gibe Tsuna Dula Penche Sange Duba Sho Sange Chudan Sobe Chunan La Chancho Pato Dani Kepsuche Dagi chunyin gibe sonam gi jula penche sange juba shu. Sange chudan soge chunam la chanchu pato dani kyus. Dagi chunyin gibe sonam gi jula penche sange juba shu. Dove
Quindi la motivazione per ascoltare gli insegnamenti è naturalmente cercare di ottenere la felicità di questa vita sarebbe diverso dalla motivazione delle formiche, delle zanzare o dei piccoli vermi. Anche la stessa cosa, loro cercano la felicità di questa vita, cercano di trovare il cibo e basta, non c'è nessuna differenza da loro, fra noi e loro. Il corpo è diverso, ma la loro mente a livello mentale non c'è nessuna differenza, non c'è assolutamente niente di diverso, non c'è niente di speciale, non c'è Dharma, c'è soltanto attaccamento verso questa vita, verso non soltanto il santo Dharma. Quindi cercare la felicità anche per le vite future, di non rinascere nei rami inferiori, cercare di ottenere la felicità per le vite future, dei tre grandi scopi, questo è uno, il primo di base, il primo, ma neanche quello in realtà, anche quello in realtà non è, anche quello non è buono questo. Quindi anche ottenere la liberazione dal samsara, ottenere lo stato di beatitudine e di pace per se stessi, magari essere liberi dall'oceano di sofferenza del samsara, anche quello non è sufficiente, ma anche quello anche non è sufficiente. Lo scopo di ascoltare gli insegnamenti non deve essere quello, lo scopo di ascoltare gli insegnamenti, lo scopo per ascoltare gli insegnamenti e di essere di beneficio anche soltanto un essere senziente, non son danneggiare un essere senziente, e da quello cercare di aiutare innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli esseri senzienti di inferni, spiriti famelici, animali, esseri umani, sura, sura, esseri dello stato intermedio, e di liberarli completamente dall'oceano di sofferenza del samsara, e quindi di condurli alla felicità incomparabile, la totale cessazione delle oscurazioni, l'accompletamento di tutte le realizzazioni, la felicità incomparabile, ed essere in grado io stesso di poter portare da solo a questo stato, ed essere in grado di fare il lavoro perfetto per gli esseri senzienti senza alcun tipo di errore. Per fare questo devo ottenere lo stato dell'onniscienza, per questo devo realizzare questo, e questo è, queste sono le ragioni per quale devo realizzare il sentiero, non soltanto pregare che questo succeda. Dobbiamo effettivamente realizzare l'intero sentiero per l'illuminazione, quindi per questo mi accingo ad ascoltare gli insegnamenti, e quindi la motivazione deve essere questa. Io ci ho detto ieri, anche voi quando lavorate per una ditta o quando state facendo il vostro lavoro, parlo a livello generale, ok? Non soltanto come studente di Dharma, o non come un studente di Dharma, un praticante di Dharma, non soltanto di Dharma, ma la migliore motivazione, poi dicite la motivazione, è chiaro, la migliore, ma molti non hanno la motivazione di Dharma. Quando lavorano solo per se stessi, molti lavorano solo per se stessi e lavorano soltanto per questa vita. È la stessa cosa come fanno gli animali, la motivazione che hanno gli animali, non c'è niente diverso, non c'è niente di diverso dagli animali, niente di diverso, non c'è assolutamente niente di speciale. L'unica cosa che è diversa è l'aspetto del corpo, se ha un corpo diverso, ma altrimenti il modo di pensare è esattamente lo stesso. Quindi qui, quando si lavora per una ditta o si fanno degli affari, qui stiamo facendo qualcosa di veramente molto speciale, quindi voi dovete avere non soltanto la liberazione, la totale liberazione e la felicità per sempre, la felicità ultima per voi stessi. Anche questo tipo di motivazione non è giusto. Gli insegnamenti Mahayana sono la funzione principale, lo scopo principale è quello di riconoscere che gli esseri senzienti sono innumerevoli, voi stessi siete soltanto uno. Non ha importanza quanta felicità voi potete ottenere soltanto per una persona, non è niente. Quindi
in confronto agli infiniti esseri senzienti innumerevoli e liberarli dalla sofferenza, tutti quanti a portarli alla completa felicità incomparabile. Questo, quando voi pensate in questo modo, allora io è soltanto uno, e quindi lavorare soltanto per uno in questa vita e anche ottenere la liberazione da samsara, la felicità ultima, la cessazione, la totale cessazione di tutte le sofferenze per sempre, anche quello non è sufficiente. Anche se lavorare soltanto per se stessi è niente in confronto a quanto sono preziosi gli esseri senzienti, e dovete riconoscere come sono preziosi questi esseri senzienti. Per esempio, spesso Sua Santità dice: voi stessi e gli altri sono innumerevoli, e voi stessi siete soltanto uno, gli altri sono innumerevoli, quindi liberare gli altri dalle sofferenze e ottenere le cause della felicità per gli altri è veramente molto importante, perché gli altri sono innumerevoli, anche soltanto due persone, anche tre persone sono altri esseri senzienti, e sono molto più di uno, e sono più importanti di lavorare per gli altri che per se stessi. E quindi, e poi se pensate agli innumerevoli esseri senzienti, non potete neanche immaginare, voi stessi siete completamente persi, non siete niente in confronto, anche se voi stessi, anche se voi non cercate non cercate la felicità per questa vita, non soltanto questo, anche la felicità per le vite future, anche la felicità delle vite future è soltanto una, per tutte le vite future, non soltanto per una vita futura, ma innumerevoli vite future, tutte le vite future, fino a che non saremo liberi dal samsara, sono innumerevoli vite, e quando voi uscite dal samsara, queste le vite future sono tantissime, pensate, io sto parlando di una vita, no, sono infinite, per ottenere, prepararsi per la felicità per tutte quelle vite, è estremamente importante, è veramente molto importante. Il quinto Dalai Lama o il settimo Dalai Lama, gli esseri senzienti, le persone fanno tantissime cose, scalano le montagne, conoscono il rischio, non sapete veramente se riuscirete a tornare a casa, perché spesso ci sono delle valanghe. E quindi comunque quando uno, cioè, ci sono tantissime persone che cercano di scalare la montagna, il Monte Everest, non lì, però visto, ci sono tantissime persone che vanno a scalare il Monte Everest, e ci sono veramente che non si sa bene se si ritorna indietro per scalare il Monte Everest, e sono lì in fila. E dopo che, perlomeno se voi sei in grado di scalare la montagna, dopo sei libero dei reami inferiori oppure no? Sarai libero dei reami inferiori e non devi andare nei reami inferiori, no? Assolutamente no. E puoi essere liberi da samsara oppure no? Quando avete scalato, siete liberi dall'irvana inferiore oppure no? Otterrete l'illuminazione per gli esseri senzienti quando scalate il Monte Everest? Non c'è assolutamente quella motivazione per quello, perlomeno c'è. Forse qualcuno può avere, non posso dire, normalmente non hanno incontrato il Dharma, la maggior parte delle persone non hanno incontrato il Dharma, per cui di sicuro non hanno quel tipo di motivazione. Dipende, in dipendenza di essere senzienti, la motivazione è veramente molto difficile, molto rara. Quindi così, quando voi, quando non potete dire al 100% che tornerete a casa,
E quindi si spera che tutto vada bene, di avere successo, ma molto spesso molte persone muoiono sulle montagne, comprese gli Sherpa. Ci sono molte cose, non soltanto quella del Monte Everest, ma ci sono tante cose nel mondo che per ottenere la felicità, le persone fanno delle cose stranissime per ottenere la felicità, anche per un breve periodo, per pochi anni, per pochi mesi, per poche settimane. E se non analizzate, sono della natura della sofferenza tutti questi ottenimenti. E poi uno si affronta tantissime difficoltà, per molti anni nelle scuole, la scuola elementare, poi la media, l'università, le scuole superiori, poi l'università, e uno impiega tantissimo tempo per ottenere la felicità per questa vita. Ma anche quello, se voi veramente analizzate, quella non è vera felicità, è della natura della sofferenza. Quindi è più così. Avendo potere, avendo soldi, avendo benessere, felicità, deve essere famosi, tutto questo, tutto quello non è niente. Per cui vedete, non soltanto quello. C'è caso tantissime difficoltà, bisogna affrontare tantissime incredibili difficoltà. C'è il pericolo della morte, c'è il rischio di morire per ottenere quella felicità temporanea, quel piacere, così. Vedete? Il quinto Dalai Lama. Quello per ottenere per la felicità del Dharma, come la felicità, ottenere la felicità per ottenere per tutte le vite future, mentre voi siete nel samsara, e quindi ottenere la vera felicità, la liberazione dal samsara, l'oceano di sofferenza del samsara, la vera felicità, che è la cessazione di tutte quante le afflizioni mentali del karma, allora quello è. In confronto a quello, queste sofferenze che uno sacrifica la vita per scalare la il Monte Everest, ci sono tantissime cose che causano pericoli nella vita, uno affronta tutte queste per questa piccolissima felicità. Naturalmente, questa la felicità non soltanto per le vite future, ma anche la liberazione da samsara, per la felicità ultima, la felicità per sempre. Per questo, effettivamente, affrontare difficoltà, in queste difficoltà, migliaia e milioni di volte sono utili da affrontare. È utile, vale la pena affrontare tutte queste difficoltà per la liberazione del samsara. Sapete, se ci pensate bene, pensate al valore, per il valore, vedete? Quindi, per un piccolo piacere, se voi potete ottenere un pochino, se non è neanche sicuro che poi otterrete questo piacere, affrontate tantissime difficoltà per loro, per questo, migliaia, milioni, se voi affrontate queste, non è niente, è ancora nulla. Il valore della felicità ultima, la felicità a duratura, capite? È più così. Ora c'è l'illuminazione, wow. Allora siete in grado di portare tutti quanti gli esseri senzienti liberati dall'oceano di sofferenza e samsara e condurre l'illuminazione, wow. Per cui vedete, voi che siete venuti a fare il corso di Copan, e così sentite gli insegnamenti di Mahayana, voi avete bisogno della motivazione di Bodhicitta. Capite? La motivazione. Non potete semplicemente ascoltare così come una conferenza normale, come nel mondo normale, nella vita normale. Potete ascoltare. Qui state ascoltando dalla parte del Lama, c'è una motivazione pura.
spero di avere una motivazione pura, ma sono molto sicuro. Forse è una motivazione molto sporca, forse è una motivazione di cacca veramente sporca, non sono sicuro. Comunque, dalla parte del lama che spiega il lama, siccome noi e poi c'è appunto il riconoscimento, dovete vedere i sei riconoscimenti mentre ascoltate, dovete avere i sei riconoscimenti mentre ascoltate gli insegnamenti, o perlomeno voi stessi dovete riconoscere voi stessi come un malato cronico da rinascere senza inizio. Abbiamo questa malattia nella mente, ovvero che sono le afflizioni mentali e i tre menti velenose. Per accorciare le cose, poi ci sono le sei afflizioni radice che sono elaborate. Sono 84.000 afflizioni mentali, in un modo molto elaborato vengono spiegate così. Quindi abbiamo la malattia di rinascere del tennisio e quindi noi siamo un paziente cronico e gli insegnamenti sono una medicina per curare quello, una vera medicina per curare quello, per andare al di là, per essere liberi da queste malattie. E il lama che dà insegnamenti è il dottore. Un dottore che dà le medicine, così con questi sei riconoscimenti, come sono spiegate nell'ambito, normalmente queste si cominciano all'inizio, i tibetani e i buddhisti, questo è il modo come di dare insegnamenti, ancora dal sentiero graduale, cominciando appunto il sentiero graduale all'inizio, c'è questa parte preliminare che è questa. Però per gli occidentali, però in Occidente, per le persone occidentali, penso che ci sono dei soggetti, degli argomenti migliori, o perlomeno più adatti a loro, perché possono cambiare la loro mente e che siano adatti alla loro mente. La mia visione normalmente gli insegnamenti sulla vacuità, natura ultima, questi che vengono di solito spiegati molto più avanti, il sentiero graduale dell'individuo di capacità inferiori, poi dopo di questo c'è gli insegnamenti in relazione all'individuo di capacità interiore e poi dopo ci sono gli insegnamenti in relazione all'individuo di capacità superiori, che appunto Bodhicitta, e poi dopo questo, dopo le tecniche di Bodhicitta, allora viene la vacuità, poi Shamatha, e la parte per ottenere la perfetta meditazione, quindi la grande visione profonda, la saggezza, la speciale visione profonda, e questi insegnamenti. Per gli orientali, per i buddhisti orientali, quelli che sono già buddhisti, ma per gli occidentali, non sono così, non sono in quel modo, per cui generalmente non è adatto quel metodo per loro. Anche per me stesso, io trovo che la vacuità sia veramente una cosa scientifica, è veramente scientifica, una cosa scientifica. Anche la vacuità è veramente scientifico ed è una cosa che devi sentire. Tutto quanto dipende dalle cause e condizioni, e indipendenza delle parti, la vacuità indipendente dalle parti, le cose esistono semplicemente come mero nome. E come ho spiegato grossolanamente, siccome c'è una base valida che esiste, allora c'è una mente valida che esiste e quindi che dà un nome. Crea il nome e quindi dà il nome e crea il nome che è un nome meramente etichettato. Quindi questo è come l'io esiste, questo è come tutto quanto esiste. Tutto quanto esiste. L'io, l'azione, l'oggetto e anche tutte quante le esistenze
Questo è come le cose esistono, come mero nome. Analizzando quello, con la nostra mente allucinata, non analizzando tutto quanto, che tutto quanto è ciò in cui abbiamo creduto dalla rinascita senza inizio, non soltanto dalla rinascita, non solo da nascere, non soltanto da questa mattina, ma da rinascere senza inizio. Ogni cosa, le cose che ci appaiono, ciò che mi appare non meramente etichettato, ma appare come qualche cosa che esiste dalla sua parte. Anche le cose più grossolane non paiono assolutamente come etichettate dalla mente, ma appaiono proprio completamente esistenti dalla loro parte. E tutte quante le cose, compreso l'io, è così, così come noi crediamo e come ci afferriamo a questo, sempre, sempre. Quindi una totale allucinazione, una totale allucinazione. Mi sono perso di quello che stavo dicendo. Comunque, quindi per liberare innumerevoli esseri senzienti in tanto c'è ogni sentenza del samsara e condurre all'illuminazione, alla felicità incomparabile, alla totale cessazione di tutte le oscurazioni, il completamento di tutte le realizzazioni, sangue è completamente del solo. Ecco, per questo devo tenere lo stato dell'onniscienza. Quindi con questa motivazione mi accingo ad ascoltare gli insegnamenti. Ah, ho già detto queste cose qua. Ah, è vero. Comunque, prima di entrare ancora a parlare della vacuità ancora, siccome ieri ho parlato della morte ieri, come di conseguenza per menzionare, non so se ci sia un'altra organizzazione di Dharma, un'organizzazione che ogni prepararsi per la morte. Se voi volete aiutare qualcuno a morire, per aiutarlo, e di dare tutte quante le cose necessarie per il momento della morte. Noi abbiamo, per molti anni, molti anni fa, abbiamo preparato per qualcuno che per aiutare la persona, per dare, abbiamo delle cose per aiutare, abbiamo messo insieme molte cose, quindi potete prendere dall'FPMT tutte quante le cose che aiutano per aiutare al momento della morte. Però non soltanto questo. Questo vuol dire che soltanto quelli che sono interessati a questo, a questa esperienza, non so, non necessariamente per i buddhisti, ma molte persone sono interessate ad aiutare gli altri, in modo migliore di aiutare le persone che stanno morendo. In generale i buddhisti vogliono aiutare gli altri, dall'esterno. Ci sono dei metodi esterni e qualsiasi cosa noi possiamo fare. Noi abbiamo preparato tutte quante le cose, comprese le pillole del POA, e queste pillole che servono per mandare la coscienza nelle terre pure, e quindi mandare dal cuore alle terre pure, e poi delle reliquie di Buddha o di altri grandi lama, e poi una pietra magnetica che ha il potere appunto di portare, funziona proprio come una magnete che ha il potere di far sì che la coscienza possa essere mandata nelle terre pure. Se la coscienza esce dal capo, allora c'è la possibilità di rinascere nelle terre pure. Ma se la coscienza esce
del che può nascere nel rame senza forma, Deva. Se la, se la coscienza esce dalla bocca, allora c'è la, la possibilità di rinascere nei, come spiriti famelici. Se uno esce, se la coscienza esce dall'anno, allora c'è la rinascita negli inferni. Se si rinasce dal, da dove esce la, le urine, allora si rinasce come animale. Ci sono diverse, diversi tipi di rinascita a seconda di dove esce la coscienza. E quindi io penso che come gli esseri, per essere un essere umano, quello dipende naturalmente da quale porta esce la coscienza. Quindi dopo che la coscienza, dopo che si, il respiro cessa, la persona effettivamente ma non necessariamente quando il respiro cessa vuol dire che la morte è, che la persona è veramente morta. Il respiro interrompe semplicemente, delle volte le persone negli ospedali vengono, cercano di riattivare il cuore, quindi, e delle volte le persone non sono veramente morte e quindi, quindi ritornano indietro, ritornano in vita. Quindi la persona dopo, io penso recentemente, ci sono state delle persone che sono state in coma per un anno, poi sono tornate indietro, di nuovo in vita. Quindi dopo molto tempo di essere stati in coma, tornano di nuovo in vita. Quindi, quando il cuore magari si interrompe e il respiro cessa, non, si ferma in certe posizioni, però dopo un certo tempo ritornano indietro. È proprio il karma di essere degli esseri umani non è ancora terminato e quindi si torna indietro. E quindi si riprendono le funzioni. Delle volte succedono queste cose. Clinicamente vengono considerate morti, però, però ci sono delle persone che sorprendentemente si risvegliano. Si risvegliano dopo un certo periodo. Nell'opposto alla decisione clinica che loro considerano che le persone sono morte, la definizione non è adatta a queste cose qua, quindi la definizione è falsa. Per esempio, faccio un esempio: in Francia c'è un ospedale e c'era un bambino e quindi tutti i dottori avevano deciso che era morto o che stava morendo. Lokesh Lamakonchok era lì in Francia e ha fatto una puja per alcuni minuti e lui penso qualcosa del genere, una puja del Buddha della medicina. E quindi il bambino è tornato in vita. Il bambino non era morto, il bambino è tornato ad avere le funzioni, quindi tutti i dottori avevano detto che era morto. Poi che c'è la cosa, ha fatto pochi minuti a puja nel super che c'è costruito qui fuori, quindi il lama ha fatto qualche minuto una puja. Geshe Tenzin Zompa ha costruito questo grande stufa. Lui è colui che ha servito Geshe Lamakonchok. Geshe Lamakonchok fece una breve puja e il bambino è ritornato in vita. Ci sono molte situazioni del genere, non soltanto, ma così in generale succede. Quindi clinicamente il modo clinico di decidere che una persona è morta non è definitivo, non è definitivo. Quindi è detto che ci sono tre cose. Se la coscienza veramente ha lasciato il corpo, se veramente c'è la morte. Quando voi tirate la pelle, se voi tirate la pelle, allora se rimane su e non va giù, se la pelle va giù, allora vuol dire che la coscienza è ancora presente. Se la coscienza è uscita, voi tirando la pelle, allora la coscienza ancora non c'è più.
Questa è una cosa. Poi un'altra cosa è l'odore, l'odore del corpo. Se c'è l'odore, l'odore del corpo, di morte che viene dal corpo, e l'altro è, sono i semi per gli uomini, il seme, lo sperma esce dall'organo sessuale e poi il sangue che viene fuori dal naso. Dovrebbero essere due, dovrebbero essere due, però non sempre ci sono. Queste sono le condizioni dello sperma per il lama che lascia nel corpo fino ad ora. Per quello che io ho visto, non tutti quanti, non che ho visto, che ho visto lo sperma di tutti quanti, ma sembra che ci sia più definitivo che sia morto. Quando lo sperma esce, allora la coscienza vuol dire che è uscita dal corpo. Quella è una cosa. Non so se abbiamo fatto già la meditazione oppure no. Normalmente nell'abrimo non è scritto questo, però l'ho messo da tanto, tanto tempo, molti anni fa. L'ho messo nel libro di un corso, quando succede al momento della morte i vari tipi di assorbimenti. L'ho messo lì, hanno messo tutto quanto il sentiero, però l'evoluzione di base della morte l'ho messa. Normalmente questo è il corso che uno deve sperimentare durante il momento della morte. Per cui se la coscienza è all'interno, è nel cuore, nella goccia indistruttibile dello sperma e del sangue, quando questa al cuore scende, lo sperma scende dal capo, che è da metà bianca, la rossa va verso l'alto e il bianco va verso il basso, così. Quindi penso per le donne, io penso che il seme più bianco viene dal naso e poi attraverso la vagina viene come appunto dove viene fuori il sangue delle mestruazioni, viene fuori, c'è più sangue. Così è un pochettino diverso fra l'uomo e la donna. Questo è un altro segno. Questi sono tre segni della morte, dell'essere morti, che la coscienza, che è un segno che la coscienza ha lasciato il corpo. E quando la coscienza, cioè l'odore di morte è lì, quando la coscienza è andata, vuol dire che c'è questa, anche quando c'è la divisione della goccia indistruttibile, allora comincia a sentirsi l'odore di morte anche dopo. Uno medita in quel momento, quando la mente sottile è in grado di meditare, allora un giorno, una settimana o alcune settimane, comunque 20 giorni, uno può meditare per lungo tempo. Quando la meditazione è finita, allora i semi bianco e rosso cominciano fuoriescono, quindi il corpo comincia a far cattivo odore. Quindi qualcuno, quindi facendo una meditazione, finché una meditazione non c'è cattivo odore, ma appena si comincia a sentire l'odore cattivo, il volto, se il volto è come più glorioso, più magnifico, allora vuol dire che la coscienza è ancora dentro al corpo. Quando la coscienza esce, allora si comincia a sentire l'odore della morte. Questo in generale si può dire così. Adesso sto elaborando molto. Ecco perché molte volte, adesso in India, a Kalimpong, molte volte il corpo è messo nella bara nel cimitero, però le persone tornano ad essere vita, comincia a grattare dentro la bara, e questo succede, no? Queste volte, ogni tanto succedono queste cose, nel passato è successo. Poi ci sono storie che si è deciso che sono morte, ma a Pashupatinath qui, tanto tanto tempo fa, molti anni fa, c'era un padre che non era veramente morto, però non respirava più,
Quindi hanno messo il corpo sopra al legno, alla pira funeraria, e avevano probabilmente l'avevano lavato con l'acqua, e avevano messo sulla pira funeraria, e poi avevano cominciato a bruciare la legna. E quando hanno fatto questo, il padre è stato su e dice: no, e le sue gambe, le sue braccia hanno cominciato a muoversi ancora. Ma non avevano, sono rimasti tutti quanti scioccati, perché non avevano mai sentito che tornavano in vita nei cimiteri, perché non avevano mai sentito che. E quindi tutti quanti si sono messi a picchiare il padre con i bastoni e l'hanno ucciso. E l'hanno ucciso, non avevo mai sentito che qualcuno, non avevo mai sentito dire di una persona che tornava indietro nel cimitero. E quindi l'hanno ucciso in questo modo, più lì, tutti quanti hanno cominciato a picchiare. Veramente il karma, veramente il karma del padre. Quindi probabilmente lui aveva fatto qualcosa del genere ad altre persone nel passato, e così stava sperimentando il risultato in questa vita. Non è che quello che stava sperimentando il padre era un difetto del padre, a causa di altre persone, no, di base è il suo karma. Quindi ci sono storie di questo tipo. Una volta io stavo guardando, stavo esaminando da lontano, stavo che avevano portato una persona a bruciare, a cremare, ma la persona non sembrava, aveva il corpo ancora morbido, così, quindi non aveva ancora i segni della morte, no? Quindi quello che volevo dire, nel FPMT tutte quante le pillole del POA, tutte quante le cose sono state messe insieme per aiutare le persone, se uno vuole aiutare qualcuno che sta morendo, e quindi voi potete avere, le potete prendere dall'ufficio dell'FPMT, dallo shop dell'FPMT, potete andare sul sito web e potete ottenere tutto quanto dal sito web, potete sentire, avere tutto quanto dal sito web. Potete anche prendere il sonno se avete difficoltà a dormire, lo potete guardare il sito web e vi addormentate. Sto scherzando. Comunque, e poi ho avuto questa idea per molti anni, ma soltanto quest'anno sono stato in grado di realizzarlo. In Cina e Taiwan e in questi altri paesi avevano di coprire il corpo perché non rinasca più nei rami inferiori, ma con il mantra. Non so se loro usano veramente i mantra corretti, non mi sembra comunque che se i mantra sono corretti oppure no, non sono sicuro, non so cosa vuol dire. Comunque, e voglio mostrarvi questo, mi voglio mostrare questo. Vedete? Però siccome ho questo, adesso, siccome ho questo non devo assolutamente smettere di praticare e abbandonare il karma negativo. Non dovete pensare in questo modo, però, eh? Questo è ridicolo. È ridicolo. Allora, questo è per i gatti, questa è una coperta per i gatti, per i vostri animali domestici, per i cani, i gatti, che non era una mia idea questa, però un monaco di Singapore era un comandante dell'esercito, come si dice? Lieutenant. E nelle forze speciali
era le forze speciali sulle prigioni mentali. Comunque, siccome ho prodotto e lui lo usa per cani e gatti, ha prodotto queste coperte, queste stoffe con i mantra, c'è un Mani Padme Hum che è veramente molto presente, l'essenza di tutto il Dharma c'è, ci sono i cieli di benefici e poi c'è il mantra delle reliquie segrete Dharmakaya che è un incredibile benefici, incredibili benefici. E se questo questo è messo dentro all'albero della vita, dentro lo stupa, se voi circambulate questo stupa, e anche come suoiamo, ci sono tantissimi stupa, non soltanto tutti quanti innumerevoli Buddha Dharmakaya, e ci sono molte persone, ci sono molti soggetti dentro la montagna, non soltanto quello, ma il Buddha, ci sono innumerevoli, ci sono tantissime ruote di preghiera, poi andate dentro sotto, in basso, non sopra, ma in basso, fate le circombinazioni intorno, allora tutti quanti gli esseri santi se uno va intorno allo stupa, fa le circombinazioni intorno allo stupa in basso. Allora, adesso non avevo tutte queste cose qua, ma adesso ci sono alcune persone. C'è anche lo stupa su in, sopra la montagna, però si va intorno per 100.000 volte e Kanchen Yeshe Gyaltsen ha menzionato il Lama, e quindi io penso il suo guru Drupa Kampa, il suo eremitaggio è su in alta montagna, su Serame, al monastero di Sera in Tibet, non proprio in cima, però comunque non sono andato fino a su, poi c'è questa lama, è andato 100.000 volte intorno al suo Yambonat. Ci sono moltissimi esseri santi, si fanno circolazione a moltissimi esseri santi in questo modo, quindi questo sull'albero della vita è scritto questo mantra delle reliquie sacre del Dharmakaya. Se voi andate intorno a questo, questo purifica il karma negativo della persona e quindi sarete liberi dai rami inferiori e quindi anche sarete in grado di poter rinascere nelle terre pure, e ci sono tantissimi benefici di questo mantra. Poi il successivo è il mantra pinnacolato, e questo anche vedendo, sentendo, ricordandosi, potete purificare i karma negativi, veramente molto negativi, come i cinque karma a retribuzione immediata, e come appunto uccidere il padre e la madre, uccidere un arata e così via. Poi dopo, anche se voi recitate questo mantra ricordandovi di quella persona che ha rotto i suoi voti, anche di un monaco completamente ordinato, ricordandosi questo essere, questo monaco viene completamente purificato dal suo karma negativo. Si purificano i cinque karma negativi, estremamente negativi appunto, e quindi uno potrà se voi stavate per rinascere immediatamente nei reami inferiori, allora immediatamente viene completamente purificato da quel rinascere. E quindi se uno rinasce, se c'è qualcuno che sta pregando, vi fa questa preghiera per voi, invece potete uscire completamente. E quindi se uno deve stare per un'intermedia, anche se questo mondo finisce, quando questo mondo finisce, il vostro karma non è ancora finito, però potete rinascere in un altro universo, in un altro reame infernale, fino a che il vostro karma non è finito. Quindi questi karma negativi vengono toccando, ricordandosi, recitando. È veramente un mantra estremamente potente, e quindi recitate, e anche questo crea le cause per rinascere, come un re che gira la ruota per un eone, non anni, un eone. Rinascerete come il re che gira la ruota.
La mia memoria è veramente negativa. Un eone o 100.000. Io penso che uno rinasce come re che gira la ruota per 100.000 volte. Eoni, è un incredibile potere, veramente un grande potere. E poi se recitate questo, lo recitate 7 volte al giorno, è facile rinascere nelle terre pure di Buddha Amitabha. E poi c'è un altro, il mantra di Namgyel, non ho messo questo, io non avevo messo questo, però lui ha messo questo mantra. Quando sua moglie è morta all'improvviso, allora gli ho detto di diventare monaco, quindi Fred ha fatto questo e così gli ho detto che gli insegnando meditazione Tonglen, recitando Manipalione, lui ha guarito moltissime persone, anche le persone che avevano il cancro. E quindi se per darvi un'idea dello Manipalione, il gruppo di persone a realizzare insieme per la pace nel mondo, questa era l'idea. E poi la sua idea, poi originalmente ho visto i benefici quindi di fare questo, e quindi ho aggiunto i benefici qua per ricevere. E abbiamo visto questa base e ho aggiunto i benefici. Namgyel, se voi avete la protezione nella vostra casa, allora tutto quanto l'edificio diventa prezioso e santo. E quindi anche non soltanto gli animali, ma anche appunto gli insetti, gli scarafaggi, i topi, qualsiasi tipo di insetto che entra nella casa, loro vengono purificati e tutti quanti vengono purificati dal loro karma negativo e dalle oscurazioni che hanno accumulato da tempo senza inizio. E quindi e le persone che muoiono in quella casa non rinasceranno mai più nei reami inferiori, e questi sono i benefici. L'ombra della casa che tocca qualsiasi essere per il potere di questo, la causa è santa, quindi l'ombra che tocca questi esseri allora purifica completamente il loro karma negativo, che non li fanno più rinascere nei reami inferiori. E quindi se questo viene messo su una collina, allora la collina diventa santa e preziosa, chiunque che scala una collina qualsiasi avrà tutto il suo karma negativo completamente purificato. E quindi in Mongolia c'era un uomo d'affari, non mi ricordo più il suo nome, gli ho detto di costruire uno stupa come il trono di Buddha. E si può costruire in qualsiasi misura, e quindi recitare, mettete degli altri zazza e tanti oggetti sacri, Namgyel ma dentro con questa stoffa. Anche esteriormente si possono mettere anche fuori in modo che si possa vedere. In Mongolia ci sono 200.000 persone, ma ci sono gli animali, penso che sono 60 milioni o 6 milioni, non mi ricordo. Ho sentito che sembra 6 milioni tanto tempo fa, e c'erano dei momenti in cui c'erano tantissimi animali che sono morti. Quindi quando uno va fuori vedo tantissime mucche, tantissimi cavalli. Alcune volte vado con un altoparlante e poi recito mantra ai cavalli, alle mucche, e sperando che le possano sentire, e particolarmente il mantra di Namgyel, affinché non rinascono più nei reami inferiori. E ho fatto questo l'ultima volta che sono andato in Mongolia. E poi
E voi vedete, è veramente molto buono. Dovete ricordarvi di avere questo e di metterlo nella vostra macchina, in questo mantra, così la macchina, senza saperlo, senza vederlo. Molti insetti che vengono uccisi quando voi siete in macchina, allora l'automobile, se voi avete questo, l'automobile diventa sacra, e quindi l'auto che tocca qualsiasi essere, uccide qualche essere, allora questo fa sì che le ruote della macchina sono sante, perché c'è il mantra di Nagyam e tutto il loro karma viene completamente purificato, e quindi sono morti, però non rinascono nei rami inferiori. Quindi naturalmente questo non vuol dire che voi andate e vedete un coniglio, vedete un animale e allora ci andate sopra. No, non dovete fare così. E questo è così. E quindi dopo andate in prigione. C'è questo mantra di Nagyam, ma è breve. E poi c'è il mantra del Sutra della Grande Liberazione. E questo mantra. Questo mantra, anche il solo nome. Dapacepedo, il Sutra della Grande della Liberazione. Il Sutra della Grande Liberazione, anche il Sutra della Grande Liberazione, anche soltanto sentendo il nome non rinascerete nei rami inferiori. Siete liberi dai rami inferiori, anche solo sentire il nome è veramente molto potente. Se voi recitate questo, allora da qui fino all'illuminazione non rinascerete mai più nei rami inferiori. Una volta che siete nati lì, allora è possibile anche per eoni e eoni, voi soffrite, non soltanto soffrite, ma avrete le sofferenze più pesanti. In confronto, quanto sono le sofferenze, i problemi che voi sperimentate come essere negli reami umani, in confronto per gli esseri degli inferni, è una grande pace. Una cosa che manca è il mantra di Mitupa. Anche qui è incredibile, non c'è lì, però la prossima volta bisogna metterci anche il mantra di Mitupa. Quindi ci sono questa stoffa, questa è per un essere umano. Dopo la morte coprite il corpo con questo per far sì che una persona non rinasca mai più nei reami inferiori. Quindi questa è la stoffa, questo è il mantra di Nagyam. Così, vedete? Vedete così? Vedete questo? È corretto, ci sono tutti quanti i mantra corretti qua. Nel prossimo volta voglio metterci anche il mantra di Buddha Mitupa. E voi potete avere questo e per aiutare le altre persone. E questo è questo per i cani e i gatti, vedete, ci sono varie misure, vedete? Fred ha pensato di fare così, Domcho ha pensato di fare così, no? E quindi è veramente buono, uno per gli esseri umani, uno per i cani, uno per i gatti. E molte persone non lo sanno, però loro si prendono cura tantissimo di animali, ma non sanno riguardo la loro vita, non si prendono cura di loro, però sono molto preoccupati per i loro cani, i loro gatti, e quindi che è una cosa buona naturalmente. Quindi sono molto contento e che ci sono delle cose che noi possiamo dare per aiutare le persone che stanno morendo, gli esseri che stanno morendo. Dopo tanto tempo io sono stato in grado di preparare questo, e questo è stato fatto in Cina. In Cina anche le piccole statue se le fanno molto belle. Volevo farvi sapere cosa è disponibile, ciò che è possibile, altrimenti non lo sapete come potete aiutare le persone che stanno morendo. Quindi questo sulla base come aiutare voi stessi naturalmente. C'è un monaco che è morto qua, Osa Namgyel, no? Cosa no? No, 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 Namgyel.
Nawanamge era uno dei monaci, diciamo, originali da Nawanamge. Lui è morto, è la prima volta che abbiamo usato questa coperta per lui. Era un buon monaco, lui è morto molto bene e lui non aveva bisogno di quello, però è stato coperto con questa stoffa. È stata la prima persona che questa è. Poi Alice Chua, lei non è ancora morta, però è in una casa per anziani. E sono andata e l'ho incontrata e avevo promesso di poter andare a trovarla, però non ho fatto in tempo ad andare a trovarla. Ho detto al direttore di dare una coperta anche a lei. E quindi la cosa migliore, voglio dire, che cos'è la cosa migliore, qual è la miglior preparazione per la vostra morte, qual è la miglior preparazione? Quindi anche nella vostra vita, anche se voi siete in grado di smettere di essere arrabbiati anche solo una volta, praticate la pazienza, siete in grado di non arrabbiarvi, quella è la cosa miglior preparazione per la vostra morte. Questa è il modo più felicità, è la felicità al di là di questa vita, fino all'illuminazione, è la felicità. E anche se voi non avete fatto tutto quanto nella vostra vita, però anche soltanto una volta, quando qualcuno è cattivo, negativo con voi e a voi non piace, e non vi arrabbiate e praticate pazienza e riuscite a interrompere il rancore, questa è la miglior cosa per aiutarvi per la vostra morte, per aiutare voi stessi per il momento della morte, per non soffrire quando voi morirete. Non arrabbiarsi. Se uno si arrabbia, allora rinascerete nei reami inferiori, negli inferni, sperimenterete. Non so cosa vorrei dire. Oggi dovete sapere, è veramente molto importante conoscere queste cose riguardo al rancore, alla rabbia. Dovete sapere che è veramente molto importante. È veramente molto importante. Quindi vedete, quando voi vi arrabbiate, quando voi siete sopraffatti dal rancore, dalla rabbia, quando voi perdete la vostra libertà, quando voi perdete la vostra pace, la vostra felicità, quindi vedete, è così, ci sono tre cose che dovete conoscere, tre cose incredibili che non potete, dovete sopportare, non potete sopportare di essere arrabbiati. Se voi che non avete bodhicitta e vi arrabbiate verso qualcuno che ha bodhicitta, allora per migliaia di anni i meriti che avete accumulato per mille eoni, i meriti che avete accumulato, il buon karma, la buona fortuna, questi vengono completamente distrutti in un secondo. Se voi vi arrabbiate con un bodhisattva, voi siete un bodhisattva, però vi arrabbiate con un bodhisattva, a un bodhisattva, allora se vi arrabbiate con poi il secondo è per mille eoni, tutti i meriti che sono stati accumulati per mille eoni vengono completamente distrutti. E questo vuol dire che tutti quei meriti che vi possono portare all'illuminazione, che vi possono portare alla liberazione, non avviene, perché le cause sono i meriti, e che sono le cause, i meriti vengono completamente distrutti dalla rabbia, dal rancore o dall'eresia. Mm-hmm.
Per mille anni? No, non anni, scusate, per eoni, per mille eoni, si è accumulato i meriti per mille eoni nel fare la carità, nel aver praticato la generosità, avendo fatto offerte ai Buddha e così via. E quindi se uno se sorge un secondo di rancore verso un bodhisattva, allora si distruggono tutti quei meriti, proprio così. Quindi noi non sappiamo assolutamente chi è un bodhisattva, chi ha bodhicitta oppure no, chi è un essere illuminato oppure no. E naturalmente se voi vi arrabbiate con un Buddha, un bodhisattva così, allora c'è un bodhisattva ordinario, oppure ci sono dei bodhisattva ordinari, dei bodhisattva più elevati, bodhisattva che hanno la percezione diretta della vera acuità, e poi c'è Buddha. Quindi i meriti accumulati, non so, per 100.000 eoni, probabilmente vengono una idea grossolana per generando la rabbia nei confronti di un secondo per un Buddha. Allora dopo il Buddha c'è il Guru, è l'oggetto più potente, è l'oggetto sacro più potente, più prezioso, l'essere santo più prezioso. E quindi se uno genera, uno si arrabbia per innumerevoli Buddha e uno si arrabbia con un Guru, è il doppio, quindi è molto di più, quindi è molto più pesante. L'ho detto happy, no, che non è, è più pesante, heavy. E quindi se uno si arrabbia con il Guru, con il proprio Guru, questo è molto più pesante che arrabbiarsi con innumerevoli Buddha. Quindi milioni di volte, milioni di eoni di meriti vengono distrutti proprio in quel momento. È veramente molto pesante. Noi non sappiamo chi è un essere illuminato, chi non è illuminato. La nostra mente è molto oscurata, la nostra mente non è una mente illuminata, la nostra mente è completamente oscurata, è molto ordinaria. E quindi non possiamo sapere, non possiamo vedere degli esseri illuminati. Noi vediamo degli esseri illuminati come Asang, che aveva cercato di vedere Buddha Maitreya per 12 anni e aveva smesso di fare il suo ritiro per 3 volte, poi è tornato indietro perché era completamente ispirato, e dopo 12 anni non ha visto niente, quindi è uscito, ha visto un cane completamente coperto di ferite, pieno di larve, e quindi questo gli ha fatto generare un'incredibile compassione. Quindi lui si è tagliato un pezzo di carne dalla sua gamba per mettere proprio vicine alle larve, in modo tale che queste non venissero uccise. E quindi è andato a cercare di prendere le larve e i vermi con la lingua, perché se li prendeva con le mani aveva paura di ucciderli, e quindi non ha toccato, cercava di prendere con la lingua, e in quel momento non è riuscito a toccare niente, ha aperto gli occhi e ha visto Buddha Maitreya. Non c'era quel cane pieno di ferite, ma era Buddha Maitreya, perché aveva generato questa incredibile compassione, questa intensa compassione, e quindi aveva purificato tantissimo karma negativo, e non era riuscito a vedere Buddha Maitreya, però non riusciva a vedere Buddha Maitreya perché aveva bisogno di purificare. Poi quando
riuscito a purificare, generando questa incredibile compassione. Ha avuto un'incredibile purificazione, così. Dopo ha cominciato a brontolare con Buddha Maitreya, si è lamentato, dice: io per 12 anni ho meditato su di te, ma tu non ti sei fatto vedere. E Buddha Maitreya ha detto: sì, io ero sempre lì. E gli ha mostrato, gli ha fatto vedere il suo vestito, che era completamente pieno di sputi, che lui, mentre lui sputava, mentre meditava, tutte quante le gocce degli sputi di Asanga, per mostrare che Buddha Maitreya era lì nella grotta con lui sempre, però siccome a causa delle sue oscurazioni non vedeva Buddha Maitreya. E quindi così, quando voi fate il ritiro della divinità, la divinità è sempre lì, non dovete sapere che è lì, è sempre lì, ma a causa delle nostre oscurazioni non possiamo vederle, e le divinità sono sempre lì ogni volta che voi siete, ma quando le oscurazioni saranno andate via, ovunque, anche nel gabinetto, ovunque voi siete, la divinità è sempre lì con voi. Quando avremo, quando il velo dell'oscurazione sarà completamente andato, così saranno completamente, come Geshe Kadampa Chirua, anche lui era incredibile, uno dei migliori esempi è questo. E quindi lui sempre pensava che puliva sempre il posto del guru, il posto del santo guru, e così. Quindi se voi lui stava scrivendo le lettere Tibetana, e quando lui scriveva Geshe Chenkawa, anche il suo guru, il guru lo chiamava, mentre lui stava scrivendo la lettera Na, immediatamente lui lo chiamava immediatamente, non cercava di finire la lettera Na, no, correva immediatamente dal posto al posto del guru. Così, quindi se uno stava facendo, se faceva la offerta mandala, dice: oh, sto facendo la mia offerta mandala, sto facendo l'offerta mandala, no, no, e dice: devo finire questo, devo finire questo. No, 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 non faceva così. Immediatamente il guru, no, cioè, molte persone facevano: no, io devo fare le mie pratiche, devo fare le mie pratiche. E magari lui immediatamente correva, smetteva di fare l'offerta di mandare, immediatamente correva da sua mandala. Era veramente incredibile mentre stava facendo l'offerta di mandala. Quindi, quindi lui puliva la sostanza. Una mattina stava eliminando la polvere dal posto del suo guru, e l'aveva messo sopra nella sua gonna, nel suo shandappa, e stava mettendo la polvere al di fuori, e poi l'aveva messo fuori, e era di sotto. Lui stava scendendo le scale, è arrivato al terzo gradino. Quando è arrivato al terzo gradino, secondo caso che aveva servito il suo guru, aveva purificato così tanto il karma negativo e le oscurazioni, e quindi e lì aveva purificato, ha realizzato i 5 sentieri per l'illuminazione, il sentiero Mahayana, del merito della preparazione, del sentiero della visione, il sentiero della meditazione e il sentiero del non più apprendimento, e che poi sono il sentiero piccolo, il sentiero Mahayana, del sentiero del medio, il medio, e poi il grande, il sentiero Mahayana del suo tempo, il grande merito, il sentiero dei meriti. Quindi lui è arrivato al terzo gradino, ha realizzato immediatamente i sentieri il sentiero dei meriti, il grande. In quel momento lui ha visto migliaia di Buddha nell'aspetto di Nirmanakaya, e quindi ha visto innumerevoli Buddha nell'aspetto di Nirmanakaya quando è arrivato al terzo gradino. Così, e quando voi praticate la devozione al guru, così dovete pensare, non solo: oh, io sto facendo, oh. No, no, non dovete fare così, dovete essere sempre pronti ad aiutare. Moltissime realizzazioni quando offrite un servizio al guru, proprio le realizzazioni avvengono. Quindi il Geshe Kadampa Chirua era incomparabile nella sua pratica della devozione al guru, così. E poi e quindi anche nelle statue, le immagini degli oggetti sacri, vedete nell'aspetto del Nirmanakaya. In quel tempo potete vedere il vostro buio nell'aspetto del Nirmanakaya, e quando voi vedete quando la vostra mente è più purificata, potete così diventare un essere aria, un'aria bodhisattva, avrà la saggezza che percepisce direttamente la vacuità. E quando voi diventate un'aria bodhisattva, allora
voi potete vedere che tutti quanti gli oggetti sacri, le statue, è nell'aspetto del Sambhogakaya, nell'aspetto del Sambhogakaya, quando voi vedete il vostro guru nell'aspetto del Sambhogakaya. E quando voi completerete il sentiero nel vostro cuore, il sentiero della meditazione, il sentiero del non più apprendimento, allora a quel tempo voi potete diventare, in quel momento voi diventate il guru. E in quel momento voi diventate il guru nel senso, ciò che Kyabje Paponka Decinin poi spiegato nel chiamare il guru da lontano, il significato del guru. E qual è, cosa vuol dire veramente guru? Tutti quanti, tutta la saggezza trascendentale dei Buddha è un solo sapore. Della gratitudine del Dharmakaya. Tutti quanti i santi menti sono un unico sapore, un unico gusto, e tutte quante i fiumi del mondo che vanno nell'oceano, quindi una goccia d'acqua va nel fiume, va nell'oceano, viene completamente mischiato con il resto dell'acqua dell'oceano. Fino a che dura l'oceano ci sarà sempre quella goccia. Quindi la santa mente di tutti quanti i Buddha la saggezza trascendentale della grande beatitudine e vacuità, e quello è un unico sapore, un unico con della grande beatitudine del Dharmakaya, e sono un unico sapore, così come tutte le acque dei fiumi diventano un tutt'uno nell'acqua dell'oceano. Questo è il gentile guru. Quindi in realtà se volete comprendere, anche ci sono degli studenti anziani, dipende da quanti meriti avete, per quanto voi comprendete le preghiere, dipende dai meriti che voi avete. Se voi avete molti meriti nella vostra mente ogni volta e nel vostro cuore, se voi non comprendete, è come appunto avere un cuore molto duro come una pietra, come ferro. Questo è il santo guru, e questo è Deni vuol dire soltanto questo è il gentile guru, che è della natura ultima di tutti quanti i Buddha. Questo è tutti i Buddha, per favore guidami. Per favore, portami fino all'illuminazione, al tuo livello. Il significato di guidarmi vuol dire questo: portami al tuo stesso stato. Per favore, guidami senza separazione in questa vita, e in tutte le vite future. Nello stato intermedio, che vuol dire ogni secondo guidami senza separazione. Quindi questa preghiera, che è il vero significato del guru, è quello. Quello è il modo del tantra di spiegare. Cosa ho detto prima? Allora, quando voi diventate il guru, quando voi avete completato il sentiero, avete purificato tutte le oscurazioni sottili e grossolane, allora voi diventate il guru, e quando voi diventate guru, allora voi diventate tutti quanti Buddha. Anche se voi cercate di praticare, ottenere lo stato di Tara, il Buddha della medicina, Cenresi, una divinità, ma quando voi diventate la divinità, quella divinità vuol dire il guru, e questo vuol dire tutti quanti i Buddha, voi diventate tutti quanti Buddha. Quindi il Buddha è nel Dharmakaya, e allora a quel momento la vostra mente diventa il Dharmakaya. Per cui così voi vedete il Buddha nell'aspetto del Dharmakaya.
anche i progetti sacri, che il modo come vedete è completamente diverso da come li vedete adesso. Dipende da quanto è purificata la vostra mente, i dipinti, le immagini, le statue, dipende da quanto è purificata la vostra mente. Più realizzazione avete, allora vedete le cose in un modo diverso. Cosa stavo dicendo? Stavo parlando di che tipo di lunga? Sì, è vero. Stavo parlando della rabbia, del rancore, ok. Cerchiamo di avere, prima di parlare del rancore, della rabbia, prendiamo il tè. Quindi mentre bevete tè, continuo a parlare. Vedete, siccome la nostra mente è molto difetto, ha molti difetti a livello di mente, perché a causa di questo molti esseri illuminati, rivediamo come Asanga, rivediamo in un modo sofferente gli animali, per esempio, che forma gli animali, così. Anche se sono degli esseri illuminati, appaiono in questo modo, come una forma animale, con tantissima sofferenza. Quindi noi, esseri umani, ma molti ordinari, quindi abbiamo tantissima sofferenza, abbiamo tantissima difficoltà, abbiamo veramente tantissima sofferenza. Molte delle volte noi è così. Molte delle volte noi non vediamo questi esseri umani come dei Buddha, con migliaia di luci, come dei soli splendenti. No, non così. Vediamo magari dei bambini, maschi, femmine, vediamo tutte quante le varie forme, ma con tantissima sofferenza, che si vede che hanno tantissima sofferenza, che fanno sorgere compassione, ma la maggior parte delle volte le vediamo così, perché la nostra mente è veramente molto ordinaria, veramente oscurata. Quindi la nostra, più la mente è purificata, più vedremo le cose chiaramente. È semplicemente un esempio, così potete comprendere. Un contenitore di acqua per gli esseri preta o un spirito famelico, per loro è pus e sangue, ma quando la guardano gli esseri umani è acqua, per gli esseri umani è acqua, perché hanno più meriti. Per gli dei che hanno più meriti, per loro appare come nettare, per loro non nettare per gli esseri illuminati, no, è il nettare per gli esseri superiori, ma non degli esseri illuminati. Per gli esseri umani è acqua, per invece gli dei appare come nettare. Quindi un contenitore di acqua appare in un modo diverso a seconda dei livelli di meriti che l'individuo possiede o l'essere possiede.
Quindi questo posto è così per noi esseri umani, per noi esseri umani che abbiamo i meriti per vedere queste, le divinità e i dipinti, i mantra e così via. È così? Noi abbiamo, ci appaiono in questo modo, però per i preti non vedono questo. I preti per, vedono questo posto completamente come pieno completamente di sonno, anche se c'è l'air, vedono, vedono questo come un posto bruciato dal fuoco, quindi è un posto veramente deprimente. I preti invece vedono in questo modo, vedono questo posto così, non vedono mai in questo modo. E quindi per, non per gli esseri illuminati, per gli esseri samsarici, per gli esseri sicuri e sura di Asura, allora questo, questo, vedono questo come una dimora celestiale incredibilmente fantastica, perché hanno tanti meriti in quel momento. E quindi proprio così, quindi qualsiasi cosa voi vedete è in accordo al livello della vostra mente. E questo non è quello che tutti quanti vedono, no, 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 è sbagliato. E quindi tutti quanti vedono così la stessa cosa nel mondo, come il mondo appare dipende dal livello della mente, in accordo al livello della mente, come noi vediamo il mondo, come noi vediamo il sole, la luna, tutte queste cose qua dipendono dal livello della propria mente. E così sto cercando di spiegarlo in un modo scientifico, in accordo al livello della nostra mente. Tutto questo è diverso, in accordo ai diversi livelli, ai livelli del mentali degli esseri. Così, quindi dovete comprendere come, come un liquido in un contenitore appare in un modo diverso, la stessa cosa per il posto appare in un posto in modo diverso. Quindi tutto quanto, se voi vedete, deve essere così, deve essere così, deve essere così. No, 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 assolutamente non è così, non necessariamente. E quindi diversi esseri, secondo il livello della loro mente, vedono le cose in un posto, in un modo diverso. Questo è veramente importante, molto importante sapere questo. Ho dimenticato ancora. Per cui vedete, vedete Buddha, ma non li riconoscete, per cui non riuscite a riconoscerli. Ci sono, sono, sono tantissime sofferenze, vediamo tantissime sofferenze delle persone, animali, molte, molte volte voi vedete questo e qui lo vedete in quel modo, ma non riconoscete. E quindi non riconosciamo, non abbiamo compassione, e così come Asanga e molti altri sono così, Geshe Senpuwa, come Getsu Senpuwa. Ci vorrà tantissimo tempo, scusate. E comunque, adesso ve lo dico questa cosa. Chopon, un grande yogi che volava nel cielo quando, con 500 dakini e suonava il damaro, lui è andato, stava andando a Odi per ricevere l'ultima pratica del tantra, per ottenere l'illuminazione, l'ultima pratica. Ci sono tutti i vari tipi di azione e comunque adesso non devo stare a discutere. L'ultima pratica prima dell'illuminazione, e quindi c'era una donna da un lato del fiume che era piena ed era, aveva pussa e sangue che uscivano dalle ferite del suo corpo, che era completamente coperta da lebbra, e quindi gli aveva chiesto: per favore portami attraversare il fiume dall'altra parte del fiume. Lui non ha prestato attenzione, è andato avanti. Poi dopo un po' il suo discepolo, che era monaco, non era monaco, era, una, era laico, e lui, il suo discepolo un monaco che era un monaco, gli ha chiesto: per favore mi porti dall'altra parte del fiume. E allora lui immediatamente, quando ha visto questa donna, ha avuto un'incredibile compassione. E questo monaco, che questa è una donna, anche se i monaci non possono toccare una donna, ha avuto questa incredibile compassione, ha preso questa donna, l'ha messa sulle spalle, e indipendentemente che avesse la lebra o cose così, e quindi non si è preoccupato di quello, non ha pensato a quello, ma ha avuto questa incredibile compassione, e quindi
ha portato sulle spalle a metà del fiume, non ha dovuto arrivare alla fine del fiume, a metà del fiume lei è diventata Dorje Pamo. Lei è diventata Dorje Pamo, che è una divinità, una divinità femminile che ha sul capo un maiale, cioè ha il volto di un maiale, che vuol dire, significa l'ignoranza, è la dimostrazione, diciamo, è la manifestazione dell'ignoranza il maiale. Per specificare questa cosa qua, e quella è Vajragini è la stessa cosa, lo stesso. E lui ha preso è andato, non era più una donna sofferente, è diventata una divinità, e quindi ha portato questo monaco, l'ha portato senza morire. Normalmente uno si muore e poi dopo uno rinasce, lui non, senza morire lui è stato portato, Dorje Pamo l'ha portato nella terra pura di Vajrayogini. Quindi definitivamente uno ottiene l'illuminazione se uno è come nella terra pura di Amitabha, nella terra di pura di Vajrayogini, nella terra pura di Buddha Amitabha si rinasce sicuramente come l'illuminazione. Non so quanto tempo ci vuole. Comunque, il discepolo magari probabilmente diventato Buddha prima del suo maestro Napo Chopawa. Questa è a causa del karma che è successo. Lui ha preso questa donna con questa incredibile confessione, si è caricato sulle spalle, per cui lei l'ha portato. Forse qualcosa è successo nel suo stamaia col guru, così non è successo, e quindi il suo discepolo ha raggiunto l'illuminazione prima di, era un essere illuminato ma non lo poteva vedere, però questo, ha avuto questo incredibile, questa è la malattia, la lebbra era completamente, era veramente terribile, questo sangue, pus che venivano fuori dalle tue ferite, aveva avuto questa incredibile compassione, immediatamente lui ha preso questa donna e l'ha messa sulle spalle, e quindi questo è quello che è successo, che ha portato sulle spalle, e quindi tutte quante le oscurazioni sono state purificate immediatamente, quindi ha visto questa donna che era un essere illuminato, e così non è dovuto neanche attraversare tutto il fiume, a metà del fiume questa donna, questo Dorje Pamo l'ha portato direttamente nelle terre pure a Takpatkacho. Dovete sapere queste cose qua. Io sto semplicemente facendo degli esempi, per cui se voi vedete qualcosa, un essere illuminato avere il corpo che è pieno di raggi di luce che escono dal suo corpo, no. Voi vedete una persona che soffre, animali, persone molto povere che hanno tante difficoltà, non soltanto in questo modo, però noi abbiamo veramente una mente molto oscurata, per cui vediamo le cose in questo modo. Riconoscere che è Buddha è molto difficile, perché la nostra mente è molto oscurata, è veramente completamente coperta dal velo dell'ignoranza, delle oscurazioni. Sto parlando in questo modo. I grandi esseri illuminati, qui vedete, quindi è molto difficile per noi vedere chi è Buddha, come Buddha, per noi, per la nostra mente, perché siamo molto oscurati. Quindi, da un lato c'è la compassione, è veramente molto importante, generare la compassione, praticare la compassione nella vita quotidiana, e è veramente molto importante, tutte queste cose succedono proprio generando la compassione, meditando come appunto Asanga. Poi Asanga non ha avuto la possibilità di vedere il maestro soltanto quando ha generato
mi ha generato la compassione. Quindi Buddha Maitreya gli ha chiesto: che cosa vuoi? E lui ha chiesto: voglio ricevere insegnamenti. Per cui Buddha Maitreya l'ha portato su a Tushita, la terra pura di Tushita, non Tushita Delhi, non Tushita Dharamsala. E l'ha portato a Inga Chosin. E in una mattina gli ha dato i 5 divisioni degli insegnamenti di Buddha Maitreya. E era in accordo agli anni umani, 50 anni, invece in accordo agli esseri umani. E poi è tornato giù, quindi è tornato con i 5 commentari, le suddivisioni dei vari insegnamenti, 5 terreni, insegnamenti sui 5 terreni, Zandenga. E così scrisse i commentari. E da questi insegnamenti che diede Buddha Maitreya, fino ad ora innumerevoli grandi esseri senzienti hanno ottenuto l'illuminazione praticando e realizzando attraverso la pratica, studiando, praticando questi insegnamenti. Così molti esseri senzienti hanno ottenuto l'illuminazione. Dovete sapere questo. Questo viene poi sopra da Ramatisha, ha scritto Il sentiero per l'illuminazione. E dopo che appunto il buddismo era degenerato in Tibet, e quindi è andato la Matisha, è andato, ha rivitalizzato il buddismo, e dopo ha scritto il testo della lampada che illumina il sentiero per l'illuminazione, è integrato in tutte quante le pratiche sutetante, il sentiero graduale per gli esseri di 3 capacità, e quindi ancora le persone possono ottenere l'illuminazione, che non sono in contraddizione. Poi ancora gli insegnamenti del Theravada, del Sutra Mahayana, del Tantra Mahayana, il sentiero graduale per una persona perché possa ottenere l'illuminazione. E quindi dopo questo ancora moltissimi esseri senzienti, praticando, studiando e praticando, hanno ottenuto l'illuminazione. Questo è successo. Quindi potete vedere, tutte queste cose vengono dalla grande compassione di Asanga, la grande compassione. Anche se ho parlato di Bodhicitta, non è ancora, però voglio dire, da ora adesso è veramente molto importante praticare della compassione. La cosa più importante, molto importante, la cosa più importante nella vita. È detto nel testo di Cheresi: sono una pratica di Dharma. Se voi fate soltanto una pratica di Dharma, allora dovete praticare questo. Allora, allora sarete in grado di ottenere l'illuminazione, potete ottenere tutte le qualità di un Buddha, tutte le qualità di un Buddha, tutto il Dharma dei Buddha verranno nelle vostre mani. Tutte le pratiche vengono, qual è quel Dharma? È la grande compassione. Queste sono poche parole dopo questo, però questa è l'essenza, e questa è veramente molto importante. Questa è la cosa più importante nella nostra vita, praticare la compassione. È veramente molto importante. Questi sono semplicemente degli esempi. È veramente, crea un'enorme differenza, e fa sì che tutti gli esseri senzienti possano ottenere l'illuminazione, tutto quanto nelle nostre mani. Facendo sorgere eresia o la rabbia, voi distruggete tutti quanti i meriti che non avete dedicato per l'illuminazione, per gli esseri senzienti. E quindi tutti quanti vengono completamente distrutti, come il riso bruciato. Il riso bruciato non può essere piantato perché non fa crescere niente. Il riso bruciato, così. Così, per esempio, anche se voi fate
un'offerta di un miliardo di dollari a tutti gli esseri senzienti nel mondo, a tutte le persone povere nel mondo. Uno, noi date miliardi di dollari a ognuno di loro. Proprio in quel momento lo date con compassione, lo date con una mente di Dharma, con una mente di Dharma, non con una mente con Dharma mondana. Con una mente di Dharma, una santa Dharma, voi date un miliardo di dollari anche a una persona che diventa Dharma, perché quella è una mente di Dharma, non una mente di Dharma mondane. Quindi, ma se voi non avete dedicato per ottenere l'illuminazione per gli esseri senzienti, allora non avete dedicato per ottenere l'illuminazione per gli esseri senzienti e non avete dedicato i meriti per quello, anche se voi avete potere incredibile, più incredibile per tutto il sangue nel mondo, voi offrite un miliardo di dollari, ma poi non avete dedicato i meriti per ottenere l'illuminazione per gli esseri senzienti, anche se diventa Dharma, non è detto che soltanto dare diventa Dharma, ma la mente deve essere Dharma, la mente deve essere un santo Dharma, non un Dharma mondano. E quindi, anche se è Dharma, però se voi non avete dedicato per ottenere l'illuminazione, non avete dedicato i meriti per ottenere l'illuminazione per gli esseri senzienti, allora mi arrabbiate, allora tutti questi vengono completamente distrutti, tutti quei meriti che avete, tutti quanti i miliardi di dollari, tutti quanti mendicanti del mondo, tutto il sangue del mondo vengono completamente, spariscono completamente. Quindi ci sono molte persone che sono fatto questo ritiro, ho fatto quella pratica, ho sentito queste storie, hanno un sacco di storie nella propria vita, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ma però la vostra mente è sempre uguale. Non è assolutamente migliorato, è addirittura è peggio di prima di aver incontrato il Dharma. Le qualità nella vostra mente sono peggiorate, è come essere ammalati, non c'è assolutamente niente, non si migliora, c'è tantissimo che succede, la mente non migliora. E quindi io penso che così come voi fate sorgere, non avete mai praticato la pazienza e vi arrabbiate sempre vi arrabbiate molto facilmente. Perché avete questa abitudine da rinascere senza inizio nella vostra vita, non ha importanza quanti meriti voi avete accumulato, anche se voi diventate il santo Dharma, questo viene distruggete tutto quanto, perché presto o tardi è completamente andato. E quindi la rabbia, la regia, tutti i meriti e la rabbia e la regia fanno sparire tutto quanto. È come la vostra mente è sempre uguale o addirittura peggio di prima di quando avevate incontrato il Dharma. Quindi ecco perché la vostra mente non migliora, dovreste avere più pazienza, più compassione, più Dharma, più bodhicitta, dovete avere più rinuncia, realizzare la vacuità. Ci sono tantissime cose nel Tantra, però non succede niente nella vostra mente, la vostra mente peggiora. Ci sono molte persone così. Un punto che voi vedete, quello che voi volete sviluppare è così. Se voi non riuscite a realizzare le cose o sviluppare le cose, è proprio così. Così, in questo modo voi distruggete tutti quanti i meriti, capite? Dovete sapere questo. Questo è uno degli svantaggi, questo è veramente incredibile, è veramente questo grande pericolo, è un incredibile pericolo facendo sorgere l'eresia o la rabbia, particolarmente verso gli oggetti sacri. Secondo svantaggio. Noi dovevate ottenere le realizzazioni domani, dovevate realizzare la vacuità, la bodhicitta, la rinuncia.
qualcosa del genere, però all'improvviso generate rabbia o eresia, allora quello pospone, ritarda le vostre realizzazioni. E allora, per ritardare le vostre realizzazioni per migliaia di eoni, dipende con chi vi arrabbiate, con chi generate rosetti. Queste vengono completamente ritardate per tantissimo tempo, per centinaia di migliaia di eoni, in dipendenza naturalmente verso chi generate rabbia o eresia. Quindi quindi la seconda è proprio questa, no? Second is that. È nata la terza, ma non mi ricordo la terza. Good. E la terza è che uno rinasce, negli inferni per tanti eoni, per la durata, per tantissimi eoni, e dovrete soffrire. Questa è la terza, dovrete soffrire per eoni, eoni, eoni. Questi sono, quindi, veramente incredibile. Quindi praticare la pazienza non deve essere soltanto parole, non è qualcosa di bello da dire, è veramente molto importante, è veramente una pratica molto 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 importante, è molto importante perché le persone praticano la pazienza, è veramente molto importante, capite? Cosa stavo dicendo? Cosa ho detto prima? Quindi, anche se ci sono, moltissime cose che possono aiutare noi della morte, ma la cosa migliore dalla vostra parte è quello di praticare. E anche soltanto praticate, se non permettete a voi stessi di essere sotto controllo della rabbia, non date la libertà alla rabbia, ma date la libertà a voi stessi. Allora, questa è veramente una cosa molto importante. Date libertà a voi stessi, non date libertà alla rabbia. Questa è veramente una cosa importante. Date libertà a voi stessi, non date la libertà alla rabbia, capite? La liberazione a voi stessi, la liberazione non alla rabbia, non libertà alla rabbia, la libertà alla rabbia. Allora tutte queste sono le cose che succedono, come ho spiegato prima, ok? Quindi ok. Ma devo prendere i miei appunti. Quindi dovete praticare di essere contenti, opposto all'attaccamento, al desiderio, essere contenti, accontentarsi. Ci sono tantissimi problemi nella vita, nel mondo, proprio dal desiderio, vengono dal desiderio. Quindi praticare la contentezza, l'accontentarsi, anche se voi non potete farlo per tutta la vita, una pura pratica di Dharma, anche soltanto una volta, due volte, più che potete, dovete praticare l'essere contenti, l'accontentarsi, controllare il desiderio. Quello è veramente, diventa una causa veramente, che è la causa del samsara, l'attaccamento, anche soltanto una volta. Se avete controllo su questo, è veramente molto buono, è la migliore preparazione per la vostra morte, per tutte le vite future fino all'illuminazione. Quindi puoi praticare la pazienza e non danneggiare gli altri esseri senzienti anche soltanto una volta. Essere in grado di fare questo è la cosa migliore dalla vostra parte. E prima di dire questo voglio recitare questo, adesso non so se c'è ancora tempo, anche per voi stessi, di accumulare una virtù. Ma voglio enfatizzare questo.
Come vi ho detto e menzionato prima, un miliardo di dollari, se voi lo date a tutte le persone povere nel mondo o al sangha nel mondo, ma la vostra motivazione non è di Dharma, la vostra motivazione è soltanto Dharma mondano, l'attaccamento a questa vita, cercare la felicità per voi stessi, la reputazione o potere per voi stessi. E quindi la motivazione non è Dharma, è soltanto, non è santo Dharma. Quando la vostra motivazione non è Dharma, non è santo Dharma, è soltanto un Dharma mondano, allora la vostra azione di fare la carità, di praticare la generosità di un miliardo di dollari ad ogni persona povera nel mondo, ogni sangha, a ogni persona povera nel mondo. La vostra motivazione non è santo Dharma, è soltanto un Dharma mondano. Allora, tutte quante le vostre azioni di dare un miliardo di dollari ad ogni essere povero non diventa virtù, non diventa virtù, perché la vostra, dalla parte della motivazione, perché è non virtù, è karma negativo, non è virtù. Quindi la vostra mente è nel Dharma mondano, allora l'azione è un Dharma mondano. Quindi la motivazione è un Dharma mondano, quindi negli otto Dharma mondani, per cui l'azione non diventa un santo Dharma, non rimane ordinario e non virtù. E quindi il risultato è soltanto sofferenza, è soltanto sofferenza, perché se non si è avuto il risultato di felicità dopo questa vita. Quindi in questo modo voglio chiarire questa cosa qua, voglio chiarire questo a voi. Esteriormente appare, ah, questa persona è fantastica, wow, ha così buon cuore, è così incredibile, una persona così generosa, questa persona incredibile che dà un miliardo di dollari a ogni povero, ma la motivazione è dentro, è per avere una buona reputazione per se stessi, per avere potere, per la vostra felicità, non è per la felicità degli altri, ma soltanto per se stessi. Da parte della motivazione non diventa Dharma, la motivazione è l'azione, non è Dharma, e quindi diventa soltanto causa di sofferenza se uno fa così. Al di là di questa vita, c'è soltanto sofferenza. Voglio chiarire questa cosa qua, perché questo è semplicemente un esempio. Questo è un esempio. Esteriormente appare positivo, oh, sta dando, facendo questa cosa qua, wow, ma però la motivazione non è Dharma, non è santo Dharma. Allora questo è anche un, anche se le persone dicono, oh, questa persona è fantastica, però riguardo alla motivazione non è stato Dharma. Quindi dovete comprendere questo. Adesso voglio dire un'altra cosa, poi mi fermo. Quindi dalla vostra parte anche una piccola virtù di santo Dharma, altrimenti che diventa Dharma, è veramente molto importante, è la miglior preparazione per la morte. Allora si potrà la felicità per le vite future, per le vite future, non una, e quindi per tutte le vite future. Quindi ora dagli insegnamenti di Buddha Maitreya, da Dodegyen, voglio dire questa cosa qua, e poi mi fermo. Non sono entrato a parlare della vacuità per niente. Quello che ho detto da questo discorso, questo si arriverà a il Bodhisattva che who
che seguono la suprema perseveranza, la suprema perseveranza. Quando la moltitudine degli esseri senzienti, la mente degli innumerevoli esseri senzienti matura, gli altri esseri senzienti affinché possano far sorgere una mente virtuosa, per eoni, milioni di eoni, così, e così migliaia di eoni, anche ci vuole il tempo di far sorgere una mente virtuosa nel cuore degli altri esseri senzienti, affinché possano generare, ci vogliono un milione di eoni, così, e così mille volte. E ci vuole tutto quel tempo perché possa sorgere un pensiero virtuoso nel cuore di un essere senziente. I Bodhisattva sono comunque molto contenti, anche se è molto difficile, incredibilmente difficile, per far sorgere un pensiero virtuoso nel cuore della mente di un essere, degli esseri senti, anche se ci vogliono un milione di eoni e così mille volte. E così comunque i Bodhisattva sono molto contenti di lavorare per gli esseri senzienti affinché possano far sorgere un pensiero virtuoso. Per far sorgere un pensiero virtuoso, i Bodhisattva sono contenti di lavorare per un essere senziente affinché possa generare un pensiero virtuoso. Volevo menzionare questo e poi mi fermo qua. Quindi ci sono molte persone qua che stanno lavorando per i centri. Sono per diffondere il Dharma per gli esseri senzienti, servire gli esseri senzienti, non soltanto i centri, ma per servire con il vostro corpo, probabilmente per servire gli esseri senzienti affinché possano incontrare il Dharma e affinché possano essere liberi dalle sofferenze, dai problemi, e portare la felicità attraverso la pratica del Dharma, comprendendo il Dharma e attraverso il centro. Ci sono i geshi, ci sono i traduttori, e tutto questo viene offerto, per cui voi lavorate a lavorare in un centro per fare tutte queste cose, per servire gli esseri senzienti. Quindi avendo l'attitudine Bodhisattva anche per farsi sorgere un solo pensiero virtuoso non essere sentiente, anche se ci vuole milioni di eoni, anche per questo mille volte, anche perché possa far sorgere un pensiero virtuoso, sono contenti di lavorare per gli esseri sentienti affinché questo pensiero positivo possa sorgere nella mente di un essere sentiente, ed è veramente raro. Quindi i Bodhisattva sono estremamente contenti di poter fare questo. Quindi adesso mi fermo qua. Adesso con tutto finisco il mio bla 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 oggi. Ok. A causa di quanti meriti del passato, del presente e del futuro accumulati da me, e i meriti e tre meriti del tempo accumulati, innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha, passa la Bodhicitta, che è la fonte di tutte le felicità e il successo per se stessi e per ogni essere sentiente, innumerevoli esseri negli inferi, innumerevoli spiriti femminili, innumerevoli esseri umani, innumerevoli Sura Azzurri, che comprende la vostra famiglia, inclusa la vostra famiglia, il vostro ragazzo, la vostra ragazza, il vostro nemico, include tutti quanti. Quindi possa essere generata Bodhicitta e coloro che l'hanno già generata e possa sviluppare sempre più. Ba
to realize emptiness and minimal dependence, to realize the minimal dependence in the minimal emptiness, okay? Tonyi tawa rinpo che ma je pa na je 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 wa nyam pa me pa yi ku ne kun tu pe wa Sera kundu jawa tsanga ve te tu sinye ngudu tsebe jave ngabe lang tsa tenye kechi tsayang toba manju chin and it would become like so as able to benefit the lesson and being yeah, all the time, bringing enlightenment. Pande lama jigu chinda wa koda kute teta chinga cheye chenda sambo chinda chenda kona dasu jora jo. Mejo namdara tsangme tinda de la che jase chebe nindu che de to chage re ni na ju che lo san je vi tinda je war ju. Pande lame namba tawa la ke che tsangya lo da me ji Chinde lepa tongwe mugu lami chila chungla chubara yiro. E poi dovremmo dedicare a causa del tuo angelo Mary del passato e del presente, il maledetto tempio accumulato da me, una degli innumerevoli esseri senzienti, a causa di tutti quanti i meriti che abbiamo accumulato, particolarmente oggi che abbiamo preso gli altri presenti maiali, posto tutto questo mondo, la guerra, l'Eucaristia, in Russia, la guerra. E tutte le guerre, le carestie, le malattie, il Covid, il pericolo del fuoco, dell'acqua, e quanto le persone soffrono, i cinesi stanno soffrendo a causa del Covid. E questa è semplicemente una piccola cosa. E poi i pericoli. I pericoli della terra, i pericoli dell'acqua, i pericoli del fuoco, dell'aria, e possono tutti questi essere completamente pacificati immediatamente, proprio adesso, e possa il mondo essere completamente riempito di pace, felicità, compresa l'illuminazione, e possa la bodhicitta essere generata nel cuore di tutti quanti a causa di questo. A causa di quanti meriti del passato, del presente e del futuro accumulati da me, i meriti dei tre tempi accumulati innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha, possa qualsiasi essere senziente che io vedo, io sento la voce, mi ricordo e lo tocco. E soltanto quello possa qualsiasi essere senziente che mi vede, che mi sente, sente la mia voce, mi tocca, si ricorda di me, possano tutte le loro sofferenze essere pacificate immediatamente e possano ottenere la perfetta pace e felicità generando l'amorevole gentilezza e la compassione bodhicitta nel loro cuore. Oh, didn't get to it.
No, a causa di tutti quanti i me del passato, del presente e del futuro accumulati da me, i meriti di tre tempi accumulati di innumerevoli esseri, dei innumerevoli Buddha. Che poi non reale, ma che non esistono in realtà, esistono come mero nome, e a causa di quello possa l'io che appare reale, ma che non esiste, ma che esiste come mero nome, ottenere lo stato di Buddha, che appare reale, che non esiste, ciò che esiste, esiste come mero nome, e condurre tutti gli esseri senzienti che appaiono reali ma che non esistono, ma che esistono come mero nome, e condurre tutti allo stato di Buddha che appare reale ma che non esiste, ma che esiste come mero nome, e quindi condurre tutti quanti gli esseri senzienti che appaiono reali ma che non sono veri, e ciò che esiste esiste come mero nome, dico tutti quanti i meriti allo stesso modo dei come la dedicato i Buddha dei tre tempi del passato, del presente e del futuro, dedico i loro meriti, in particolare i meriti che io ho accumulato prendendo gli otto precetti Mahayana, e tutti i meriti accumulati come prendendo gli otto precetti Mahayana e tutte le virtù per gli esseri senzienti dedicati per loro, perché possono ottenere illuminazione. Grazie tantissimo, buonanotte. Yeah.